Prepariamo insieme un risotto filante alla pizzaiola. Per prima cosa iniziamo dal sughetto con olio, aglio, pomodoro, un po' di sale e qualche fogliolina di basilico fresco. Fa un profumo incredibile. Lo sentite anche voi? Cuocete il sughetto per circa 10-15 minuti, poi tenete da parte. Adesso iniziamo a tostare il riso. Lo mettiamo in una pentola dai bordi alti, non serve ungerla. Quindi lo tostiamo a secco per 2-3 minuti. Poi lo irroriamo con un bicchierino di vino bianco e lasciamo evaporare l'alcol. Adesso iniziamo a bagnare con un mestoli di brodo caldo vegetale e cuociamo come un semplice risotto. A metà cottura uniamo anche il sughetto di pomodoro precedentemente preparato e mescoliamo bene. Continuiamo la cottura, se serve aggiungere ancora un po' di brodo. A fine cottura dobbiamo mettere il formaggio. Io ho tagliato la mozzarella a dadini e ho grattugiato del parmigiano. Mischiate il tutto e mescolate bene, mantecate in modo che il risotto sia bello caldo e filante. Mi raccomando, spegnere il fuoco durante la mantecatura. Servire bello caldo nei piatti e aggiungete qualche foglia di basilico fresco. Buon appetito!